su alcuni punti di vista sfavorevole, perché Lamezia affrontava una squadra in salute, in trasferta, quindi poteva essere un'occasione importante per recuperare, per guadagnare qualche punto. Però non ci cambia nulla, perché noi in queste due partite siamo costretti a battere Lamezia domenica. Come va domani, noi domenica dobbiamo battere Lamezia per essere, non dico tranquilli al 100%, ma quasi. Girare dopo la partita con Lamezia con 1 punto, 2 o 3 punti di vantaggio potrebbe essere decisivo per il finale di campionato. Ostacolo dopo domani, Sì, dopodomani è un ostacolo duro perché affrontiamo una squadra che si gioca l'ultimo posto per i playoff, però d'altronde noi ci giochiamo la promozione, quindi alla fine il risultato interessa a tutte e due. Però noi siamo anche consapevoli che se, anzi no, non è che si deve sbagliare, noi dobbiamo andare a Pagani per vincere, se poi le cose non vanno come noi crediamo, abbiamo un risultato solo con Lamezia, che è quello di battere Lamezia per ritornare davanti a loro. Mister, Quindi, no, quindi direi che in queste due partite si decide il futuro. l'aspetto positivo del rinvio potrebbe essere il recupero di quadri. Quadri di sicuro con la Vigor giocherà sicuramente. Dopodomani non lo so, perché non vorrei rischiare un giocatore importante, perché devo fare anche delle considerazioni che se le cose non vanno come tutti noi ci aspettiamo, devo vedere anche al futuro. Il futuro dice che se non vanno bene ci possono essere i playoff, quindi non posso rischiare un giocatore e poi tenermelo fuori se le cose non vanno bene più di un mese fermo. Quindi devo valutare tanti aspetti, anche perché siamo una squadra che o direttamente o indirettamente dobbiamo fare il salto di categoria. Io sono convinto che lo faremo direttamente se il Signore ci dà una mano. Per Carboni era lo stesso discorso di Quadri. Carbone è lo stesso discorso di Quadri, con un'alternativa che è probabile che a Pagani lo porto e possa giocare anche un tempo, mezz'ora. Psicologicamente con questo rinvio è meglio affrontare due squadre forti di file e poi avere tre più leggere, oppure era meglio alternare, avendo avuto prima la Zanetta? Ma noi non è che affrontiamo squadre. Noi, come ho sempre detto, se noi giochiamo da Catanzaro non avremo problemi con nessuno. Se giochiamo da... No, giochiamo, se sottovalutiamo l'avversario è normale che rischiamo di prendere qualche sberla. Però io sono del parere che come il Catanzaro, come il Lamezia e Perugia, queste tre squadre stanno facendo un campionato strepitoso, anche perché non si è mai verificato che una squadra che a 5 giornate dalla fine a 74 punti o 73 o 75, com'è, può superare gli 80 punti, addirittura a fare i playoff contro una squadra che gli passa 27 punti. Quindi io sono del parere che alla fine chi andrà ai playoff può anche rischiare qualcosa. Il Paganese, quali consigli al di là forse dell'aspetto ambientale? In campo scendiamo sempre 11-11, quindi non è che mi devo aspettare, è normale. Lì è un campo caldo, ma non è che a Catanzaro sia un campo, anzi, Catanzaro è un campo di quelli più duri, assieme a Lamezia. Sono gli unici due campi fino ad ora imbattuti, dove nessuno è riuscito a fare il risultato. Solo Quindi. che qui il campo caldo lo riscaldano dalla stella, lì lo riscaldano dal portocarlo. Beh, quello Secondo costume napoletano, del sì, napoletano. c'è da fare anche una considerazione, che Catanzaro in alcune piazze è visto come una piazza che arrivano le squadre, la gente gli rompe le scatole, invece Catanzaro non è così. Catanzaro sono dei signori, nessuno tocca nessuno e chi viene fa la propria partita senza avere nessuna minaccia, niente. Noi fino ad ora in alcuni campi abbiamo subito, quindi
Questo è un campionato che è così, ci sono dei campi che sono fatti così, però per una partita così importante noi dobbiamo pensare solo ad andare a Pagani, vincere e portare a casa 3 punti. Tecnicamente come giudica la Paganese? Ma se io devo guardare la Paganese il girone di ritorno è una delle ultime in classifica. Quindi loro hanno avuto la fortuna di fare il girone d'andata 37 punti, il girone di ritorno ne hanno fatti 20, quindi forse peggio di loro è andato solo il Celano. L'impianto è buono, l'impianto di squadra, il tipo di C'hanno giocatore. una signora squadra, una squadra che è stata costruita per vincere, come la stessa squadra c'era il Fano, l'Aquila, quelle erano squadre costruite per vincere. Di sicuro Catanzaro e Lamezia erano due squadre da fare un buon campionato e cercare di raggiungere playoff o come si è messa adesso a cercare un posto al sole. Però io direi che fra le tre tutti dicono che la sorpresa è Lamezia, ma fra le tre la sorpresa è il Catanzaro, perché il Catanzaro è partito no da zero, da sotto zero, si trova lassù in classifica e ci vuole rimanere fino alla fine, anche per toglierci qualche soddisfazione per come siamo stati considerati da inizio d'anno fino ad ora dagli addetti ai lavori fuori. Ora si sono ricreduti un po' tutti. Un'ultima cosa sulla Paganese, lei ha detto 37 i punti conquistati dai campani del girone di andata e 22 del ritorno. Questa metamorfosi, questa differenza, come si può spiegare? Come si può spiegare? Hanno avuto un girone di ritorno dove hanno incontrato squadre che sulla carta avevano bisogno di fare punti e li hanno fatti, come l'abbiamo affrontato anche noi. C'è da dire che noi rispetto ad altre squadre a gennaio abbiamo avuto i ritocchi giusti e i risultati si stanno vedendo. Partite oggi. Domani dopo l'allenamento. Perfetto. Andare a pagare proprio. Andiamo in ritiro a Salerno. E poi da Salerno ci spostiamo per Pagani. Grazie, buon appetito. È vicino.